per Rete Zero con Enrico Aragona, candidato Regione Lazio, collegio Rieti e provincia, per Noi con l'Italia. Una scelta che significa cosa? Una scelta che segna ancora una volta la dimensione di quello che può essere la politica del territorio. Innanzitutto una scelta vicino a un professionista candidato al Senato, che è l'avvocato Antonio Perelli, al plurinominale, che potrà utilmente rappresentare Rieti e la sua provincia a livello nazionale, con una storia personale di grande esperienza, di grande cultura, che non potrà che fare bene a questi territori che sono stati per troppo tempo considerati marginali rispetto alla centralità di Roma e comunque anche poi alla maggiore importanza che si è sempre data alle altre province del Lazio. E la mia scelta quindi per il Lazio nel collegio di Rieti e Provincia è ovviamente quella di determinare tutta una serie di situazioni per metterle a sistema e dare il contributo di un professionista che si è sempre occupato da 30 anni a questa parte di sicurezza. Quindi ho già detto che, arrivando in regione, sicuramente il primo provvedimento sarebbe quello di ricostituire il Dipartimento per la Sicurezza, che è un obiettivo importante, vedi Fulvio, perché si parla sempre, soprattutto in questi giorni, sempre di sicurezza, si parla di famiglia, si parla di figli, ma quanto questi concetti, la famiglia, i figli, sono poi collegati realmente alla sicurezza? È ovvio che in un territorio dove si respira la sicurezza, dove la sicurezza è quella percepita, dove le persone pensano di poter trovare lavoro, dove pensano di poter vivere la propria vita senza inciampare in quelli che sono poi i tranelli, gli inganni della vita quotidiana di questi giorni, sicuramente tutto è facilitato, anche mettere su famiglia, anche fare dei figli. Quindi il Dipartimento per la Sicurezza, che era stata un'intuizione felice del governo Storace, ma che immediatamente Zingaretti, all'atto della sua nomina, pensò bene di smantellare, diventa un punto fondamentale, non solo legato squisitamente ed esclusivamente al concetto intrinseco della sicurezza, ma legato a un concetto molto più ampio, che è quello della possibilità per le famiglie di Rieti e più in generale di tutta la Regione Lazio di vivere in sicurezza anche la propria quotidianità e quindi anche l'idea di mettere su famiglia e procreare figli. Conosci bene la nostra città, conosci bene il nostro territorio, abbiamo già avuto modo di parlare in altri momenti di sicurezza reale e sicurezza percepita. Stiamo vivendo un momento difficile, anche nella campagna elettorale, qualche volta dai toni piuttosto avvelenati. Ma purtroppo c'è da dire che molti non distinguono bene quello che è il concetto della sicurezza reale dal concetto della sicurezza percepita. Noi, Fulvio, insieme anche con i nostri tanti progetti abbiamo fatto un salto in avanti, che è quello della sicurezza partecipata. Vedi, la percezione di sicurezza, che non è certo quella dei numeri, delle tabelle, delle grandi conferenze stampa di fine anno, che è quella fatta poi di percentuali ma un po' fini a se stesse, è quella poi della percezione che si può trasformare in una partecipazione. Quindi laddove ognuno di noi, con il proprio senso civico, con la propria cultura, con la propria professionalità, diventa attore protagonista all'interno di un soggetto che è quello proprio della sicurezza, chiaramente si può scrivere una pagina di storia diversa. Anche a Rieti ne abbiamo bisogno. Per molti, vedi, è considerata ancora un'isola felice, no? Però è evidente che certe fenomenologie anche a Rieti hanno attecchito, e basta leggere, voglio dire, i quotidiani locali per renderci conto che quello che poteva sembrare inimmaginabile fino all'altro ieri, oggi purtroppo è un fenomeno che tocca anche questa città. Quindi la sicurezza partecipata diventa un momento qualificante di un territorio che vuole continuare a garantire una qualità della vita di livelli importanti, che chiaramente può essere molto differente dalla grande città, perché qui si può godere di uno spazio a dimensione umana, si può godere ancora di una capacità di dialogo e di interlocuzione fra le persone, che chiaramente ha un sapore ancora genuino, no? Quello di una volta.
ma tutto questo va senza dubbio accompagnato alla possibilità di vivere questa quotidianità nella convinzione che lo si possa fare in piena sicurezza. Quindi è un messaggio importante e che dobbiamo coltivare, dobbiamo assolutamente coniugare a tanti altri messaggi che sono poi anche nelle competenze specifiche della Regione Lazio. Ci avviamo alla conclusione dell'intervista. Che cosa ti ha convinto a entrare in campo, a metterti in gioco? Guarda Fulvio, tu sai che la politica è stata un po' sempre una passione sottesa. E diciamo che la vicinanza di tante famiglie, di tanti amici, di tante persone che in questi anni tante volte mi hanno detto: no, ma quando avremo la possibilità di esprimere una preferenza per Enrico Aragona? Ecco, oggi c'è questa possibilità, anche perché la regione è l'unica possibilità per esprimere una preferenza scrivendo un nome. Sia alla Camera che al Senato ci sono i listini bloccati, ci sono dei nomi che sono già definiti. È ovvio che votando noi con l'Italia al Senato avremo la possibilità di avere un senatore del nostro territorio, lo ribadisco, l'avvocato Antonio Perelli. Questo sarà un successo straordinario per questo territorio, avere la possibilità di interloquire direttamente a livello parlamentare con una persona della nostra città. E a livello regionale ovviamente la possibilità, per la prima volta, lo dico a tutti i miei amici che ascolteranno questa intervista, di crociare noi con l'Italia e scrivere Aragona. È una scommessa che ci giochiamo insieme. E non possiamo non concludere che rivolgendoci ai nostri cittadini dicendo che votare Enrico Aragona significa e significherebbe cosa? Beh, sicuramente significherebbe votare una persona e dare la preferenza a una persona che credo nei 7 anni che ha passato come professionista in questa città, svolgendo il ruolo di comandante della Polizia Municipale, ha dimostrato senza tema di smentita che si possono sostenere le idee che diventano azioni. Quante volte ci siamo trovati a sognare a occhi aperti e condividere percorsi che apparentemente sembravano inimmaginabili, irraggiungibili, e poi invece con la buona volontà del buon professionista che riesce a guardare oltre la punta del proprio naso e magari anche un po' al di là delle strette competenze, invece si possano realizzare progetti altrimenti inimmaginabili. Quindi significa avere la persona, un po' si abusa questo termine, ma in questo caso lo uso, la persona la porta accanto, quello che risponde al telefono 24 ore al giorno, quello che non ha mai rifiutato un incontro, quello che ha sempre apprezzato il confronto con le persone e ha sempre detto: se le cose si possono fare, si devono fare in tempo reale, senza farle pesare, perché è troppo facile far pesare le cose che si possono fare per renderle, no, magari maggiormente poi credibili. Come bisogna avere il coraggio di dire che certe cose non si possono fare senza portare in giro le persone. Questa è stata la mia vita professionale in 30 anni in uniforme, credo che possa tranquillamente essere il minimo comune denominatore anche di un'esperienza politica. Grazie a Enrico Aragona, noi con l'Italia, regionali del Lazio.